Ciao amici, come state? Spero bene. Adesso farò un tutorial su come fare e mettere le copertine su YouTube. L'avevo già fatto, solo che non mi aveva regge... cioè, quando io registravo la parte in cui stavo su PixArt a fare la copertina, mi sentivo io che parlavo, però poi c'era tutto nero. Quindi ora proverò a rifarlo. Tra i commenti fatti sul mio ultimo video sulla Oxa, Matteo chiedeva: potresti dirmi per favore come hai fatto a cambiare la copertina dei tuoi vecchi video? Grazie. Ok. Cioè, io avevo scritto che avrei lasciato dei video senza copertina sotto questi due, che mi sono stati bloccati appunto per copyright, e questo che non mi è stato bloccato, quindi lo farò su questo, appunto per questo c'è la copertina di Pongo e Peggy. Vi faccio vedere un pezzo dei miei video bloccati. A parte il fatto che Lovely di Billie Eilish mi trasmette veramente tanto a livello emotivo, avevo scritto qua appunto che se lascerò il video senza copertina è perché dovrò fare il video tutorial su come mettere e fare una copertina di YouTube. E direi di iniziare. Io per fare le copertine uso PixArt, ovvero questa, per chi non la conoscesse, anche se è molto famosa. Oddio, il pallino di Screencast si abbina molto con i colori che ha Peppa. Ho provato a registrare mille volte la parte in cui stavo su PixArt, però mi dà sempre la schermata nera e quindi farò il filmino con la fotocamera del mio telefono. E quindi iniziamo. Entriamo su PixArt. Io so di aver cambiato mille filtri, però all'inizio dovevo usare questo qua del tablet, però vabbè. Comunque, è solo un tutorial per farvi vedere come si fa una copertina, quindi apprezzate lo sforzo. Nel primo step si sceglie l'effetto, io ho messo bianco e nero, e poi praticamente premo su prossimo per passare al prossimo step, appunto. Qua appunto si fa una griglia di chiaroscuri, ecco. E appunto io l'ho fatta così, un po' 50-50. E questo è il secondo step, che si chiama curva, e poi procediamo al prossimo. Il terzo step è regola. Ok, lo metto a fuoco. E appunto, vabbè, ci saranno dei cambiamenti in queste immagini, anche se adesso non li sto vedendo. E procediamo al prossimo step. Step 4, effetto. Ho scelto movimento. E il cambiamento è notevole in questa immagine perché è più sfocata ed è il penultimo step. Passiamo all'ultimo step. L'ultimo step consiste in un altro effetto che si chiama rendere nitido. E infatti l'immagine è così. E poi vabbè c'è prossimo e vabbè sono finiti gli step. Premo poi su adatta per fare il bordo tipo aesthetic e lo imbosso grigio. Poi con le dita allargo l'immagine per far vedere il bordo e dovrebbe uscire così. Poi su testo si mette appunto il titolo, come faccio io. Adesso scrivo il testo. Che bella è Anita Falco con la tastiera. E ora pensate che lo lascio così? No, perché questa scrittura a me non piace. L'ho usata poche volte e adesso la modifico con qualcosa che ci stia meglio. Metto la mia firma perché magari voi se li rubano. Non è carino nei confronti di chi si impegna per fare certe cose. E poi vabbè, faccio la stessa cosa con il mio nome. Fatte queste operazioni si va su salva, che è appunto questo qui, e me l'ha salvato appunto. E così finisce la parte su come fare la copertina. Me lo salvo e sul tablet me lo mando su Telegram
per metterla poi su, per fare poi la parte di come mettere la copertina, che la farò col tablet perché qui non ho YouTube Studio. Mi sono appena mandata la copertina su Telegram e adesso andrò a metterla su, oddio, aspetta, su YouTube Studio, che è questa applicazione che è molto importante per noi creator, perché, vabbè, adesso ve lo faccio vedere meglio. Per noi creator è importante YouTube Studio perché appunto vediamo le nostre analitiche, i rendimenti dei video più recenti e poi ci sono i contenuti, gli ultimi commenti, notifiche. Poi vado su mostra altro per mettere la copertina, premo sui tre pallini quelli là che stanno a destra, modifica video. E poi qua appunto sulla matita spunta, ci sono tre copertine, che sarebbero queste però. Peccato, non metterò nessuna di queste tre, però quella che ho fatto con PixArt, che si fa andando su miniatura personalizzata. Adesso è un po' squilibrata e dovrò metterla al centro. Muoviti. Comportati bene, fai la brava. Adesso, dicevo, è squilibrata. E adesso l'ho messa bene e poi premo su fine. E dovrebbe comparire così il video, poi premo su salva, prima che poi sono convinta di averlo fatto, però invece non l'ho fatto. E poi appunto il video si dovrebbe presentare con questo aspetto. Appunto il video dovrebbe essere così. E spero che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto il tutorial vi sia stato utile. Io vi saluto e adesso vado a editare tutte e tre le parti di questo video. Ciao!